Pareggio senza reti al Del Buffa nella partita della ripresa. Alla fine il pareggio può bastare, ma forse era lecito aspettarsi qualcosina in più. La prima iniziativa del Figline con questa conclusione da fuori di Torrini. Il portiere del Real Gatti manda in calcio d'angolo. Dopo un minuto il Figline ci prova con Zellini sempre sul calcio d'angolo di Lebrun, ma la palla va fuori. Il taccuino segnala al 32esimo una punizione di Masini, ma la parata per Gatti non è difficile. La partita va avanti al piccolo trotto e prima del riposo è Dema che prova il tiro da fuori area, ma il tiro è alto, si va a prendere il tè sullo 0-0. Nella ripresa il Figline ci riprova con questo tiro da fermo, la battuta di Lebrun è insidiosa ma il portiere Gatti attentissimo. Si fa vedere la formazione ospite con Podestà, ma la sua punizione è alta sopra il montante. Episodio da Moviola il 15esimo, per un tocco forse con un braccio in aria di un difensore ospite, ma l'arbitro lascia correre. Poco dopo la mezz'ora applausi per il nuovo arrivato Simonti che mette fuori di poco. L'ultimo sussulto è del Figline allo scadere con Zupa, ma la conclusione del giovane di scuola Arezzo è debole e il portiere Gatti conferma che ha 7 vite